Continuiamo a parlare di nuovi progetti per la città di Sassari. Oggi ci occupiamo del disegno per il centro intermodale, una vera e propria riqualificazione dell'area della stazione che arriverà a comprendere parcheggi, autostazione, rotatorie e sottopassi a Santa Maria. Ce ne parla il sindaco Nanni Campus. Proseguono i progetti di riqualificazione portati avanti dall'amministrazione guidata da Nanni Campus. Tra questi spicca il disegno del nuovo centro intermodale, che sarà in grado di dare un senso a quell'ideale di città metropolitana che si va perseguendo per la città di Sassari. L'obiettivo è quello di sbloccare una problematica che affonda le radici sul recupero di via 25 Aprile, proposta inserita all'interno di un disegno che mira a una riqualificazione totale della zona compresa tra Corso Vico e via San Paolo. Il centro intermodale, nel 2000, quando mi sono insediato sindaco, io ho trovato già i finanziamenti e già il progetto approvato. Sono passati 15 anni, non è stato fatto nulla. Il centro intermodale è un'opera fondamentale per una città che vuole essere città metropolitana, per una città che vuole essere al servizio del territorio, perché il centro intermodale è la maniera di accogliere le persone all'interno della nostra città. Non si è fatto niente per 15 anni. Il progetto è diventato un progetto vecchio, irrealizzabile, un progetto che prevedeva nuove cubature, però lasciava l'ex gasometro, che è cemento, come rudere inutilizzato lì davanti alla piazza della stazione. Noi abbiamo pensato di ripartire da zero, abbiamo buttato quel progetto perché non era più attuale e ne abbiamo costruito un altro e oggi lo stiamo cantierando. Cioè siamo davvero a un qualcosa che meriterebbe forse un tantino più di rispetto, non tanto per il sindaco, ma quanto per tutta quella struttura tecnica e operativa del comune, che per 15 anni è stata tenuta bloccata. E che ora può esprimersi al meglio. Questo vale per il centro intermodale, questo vale per l'Astra, questo vale per tante opere.